primo nella classifica degli album, dei singoli e anche in quella dei brani più trasmessi dalle radio. Grazie a questi tre record, con la sua Soldi, Mahmood cancella ogni polemica sul metodo di voto a Sanremo, dove venne incoronato un mese fa. Un festival che segna quest'anno importanti dati di vendita, addirittura 4 volte superiori allo scorso anno, quando il brano vincitore di Meta e Moro raggiunse il disco d'oro insieme allo Stato Sociale. Quest'anno invece Mahmood è già platino, così come il secondo classificato, il cantante Ultimo. Quindi non lo senti che... 2019, che oltre a questi due successi ne registra ben 4 che hanno già ottenuto il disco d'oro. Irama e la sua ragazza col cuore di latta, Shade e Federica Carta con Senza farlo apposta, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me. Ironia della sorte, fra i 4 anche i Bundabash, con i quali la Bertè siglò il successo della scorsa estate. E poi dicono che la musica italiana fatichi ad imporsi. L'effetto Sanremo spazza via ogni polemica sulle quote di pezzi italiani in radio. Finché dura. Nemmeno per un milione.